Buongiorno, sono Fiorenzo Dioni, responsabile dell'engineering Hydra e oggi vi illustrerò la differenza tra la macchina ginocchiera, che è il nostro core business, e la macchina chiusura oleodinamica o anche macchina a due piani. In origine l'avvento della macchina a due piani, al vero non così recente né innovativo, era dovuto al contenimento dello spazio. Macchine più corte, componentistica meccanica ridotta. In realtà non è così attendibile, essendo la differenza con la macchina ginocchiera non significativa dal punto di vista della lunghezza. E questo lo possiamo vedere con la nostra serie Hydra OLCS, che sta per Compact Series, in cui troviamo a parità di modello addirittura ginocchiere più corte e la componentistica meccanica sì ridotta nella due piani, ma a scapito di un incremento di parti oleodinamiche ed elettroniche. È noto che quando si parla di manutenzione ricambistica, la parte meccanica incide per una percentuale bassa, circa il 10%, mentre oleodinamica ed elettronica si spartiscono il resto, più o meno un 35% e 55%. Quindi, nella macchina a due piani si incrementano i problemi che coinvolgono la manutenzione, limitando la percentuale di spesa ai gruppi che in realtà meno incidono. Sottolineo che Hydra è stata la prima a costruire, oltre che a brevettare, la macchina a chiusura oleodinamica più di 20 anni fa, e la sua scelta di proseguire a sviluppare al meglio la macchina ginocchiera non è stato un caso, ma il frutto di una profonda attenzione a tutti gli aspetti tecnici ed economici. Le macchine a due piani sono il tratto distintivo dei nostri principali concorrenti, uno che prosegue esclusivamente su questa strada e un altro che altrettanto produce macchine a due piani, ma adesso propone la ginocchiera come soluzione innovativa, che è un po' paradossale. Hydra, pur essendo il primo gruppo a vendere la macchina a due piani sul mercato, non ha mai spinto questa linea di prodotti, anche se era disponibile nella versione OLR dal 2010. Ne abbiamo in realtà 36 installate negli Stati Uniti, prodotte da Hydra Prince tra il 2000 e il 2003, quando faceva parte del gruppo Hydra. Hydra SRL ha invece sviluppato e migliorato la macchina a ginocchiera, ritenendola la miglior soluzione per le fonderie globali. In effetti, se pensiamo che il toggle free sia una soluzione innovativa o anche una soluzione che porti vantaggi competitivi significativi per i nostri clienti, noi non lo pensiamo. Per quanto ci riguarda, l'unico dato che conferma il successo di un'innovazione è la penetrazione nel mercato. Oggi la soluzione a due piani occupa meno del 2% della quota del mercato mondiale e, ad esempio, non è affatto presente nella gamma di prodotti giapponesi, cioè i nostri concorrenti giapponesi. Questa soluzione è concentrata principalmente nel mercato tedesco e cinese del nostro principale concorrente. L'innovazione tecnologica si acquista solo dando veri vantaggi competitivi, che possiamo sintetizzare in prezzo contenuto con le stesse prestazioni, meno costi industriali allo stesso prezzo, scarti, efficienza, manutenzione durante l'uso, e possibilità di componenti non producibili con la tecnologia esistente. La soluzione a due piani o senza ginocchiera non consente quanto sopra. Il prezzo è identico o leggermente più alto. Il costo industriale è sicuramente più alto e si possono produrre gli stessi pezzi. Ora facciamo un piccolo excursus nella parte tecnica, giusto per fare un confronto. Notoriamente il sistema di chiusura a ginocchiera è un meccanismo basato sul concetto di manovellismo centrato, utilizzato nella pressofusione per chiudere gli stampi. È un sistema di leve che moltiplica la forza di un'unica sorgente, chiamata cilindro di chiusura, in base alla geometria impostata, che definisce quindi attraverso quell'unico cilindro idraulico la forza e la corsa del piano che porta il semistampo mobile. È un sistema rigido e si muove con una sequenza che coinvolge solo due valori differenti di pressione, dato importantissimo nelle presse: bassa pressione, alta velocità, o alta pressione e bassa velocità. Alta pressione che serve per generare la forza che blocca i due semistampi. In pratica, tutto il ciclo è basato su un unico cilindro che muove tutto il gruppo di chiusura. Quindi una bassa percentuale di parte oleodinamica ed elettronica ed un'alta percentuale di componentistica meccanica. L'engineering per sviluppare è complicato, è vero, ma il risultato è un sistema semplice, affidabile e molto gestibile. Dall'altra parte, la macchina chiusura oleodinamica o a due piani
La forza si ottiene semplicemente dando pressione a dei cilindri montati direttamente sulle colonne. Ma il problema, come accennato prima, è che quel cilindro unico della ginocchiera diventa 10 cilindri minimo sulla versione toggle free, con un massiccio quindi incremento di sensoristica elettronica. Oltretutto, durante il ciclo, la sequenza di intervento della pressione è suddivisa in tre fasi rispetto ai due della ginocchiera, incrementando quindi il tempo ciclo, appunto, che per ottenere gli stessi tempi della ginocchiera prevede un incremento di potenza del gruppo motore pompa. In definitiva, i vantaggi della macchina a due piani si riducono a pochi punti, anzi due. La velocità di regolazione dell'altezza stampo, perché ottenuta direttamente dai due cilindri di avvicinamento e ritorno collegati al piano mobile. E l'adattamento a possibili errori di planarità dello stampo, anche se in questo però può provocare fuoriuscite di bave, soprattutto per chi stampa getti in magnesio e la cosa è pericolosa. La macchina ginocchiera è invece un sistema più rigido, più veloce e affidabile, che prevede meno potenza installata e soprattutto una manutenzione decisamente meno delicata e molto meno costosa.